Ho scelto le due poesie di Tommaso Giartosio, in particolare Quarantena, per rappresentare l'antologia dal sottovuoto, eh, Poesia Setate d'aria, edita eh, di recente da Samuele e presto in uscita in cartaceo. Perché ho scelto proprio il testo di Giartosio che già conosciamo bene, grazie, grazie a come sarei felice. Edito per la bianca in Audi perché dimostra un lavoro serrato sul linguaggio. Il termine quarantena infatti compare unicamente nel titolo per indirizzare il lettore, mentre ciò che importa al poeta, ciò su cui stringe la sua, la sua visuale, è la nuova condizione con se stesso, con la propria solitudine. Eh, quarantena mi ricorda. Eh, con questi suoi versi lunghi senza fine, volutamente senza fine, l'uno nell'altro mi ricorda eh, una canzone. Mi ha ricordato Il mio nemico di Daniele Silvestri proprio perché in questo riconoscersi eh, superficiale. Tra le, da tra le finestre, nel caso del testo di Gertosio, c'è di fatto anche la negazione di tutte le differenze che stanno appunto eh, dietro, dietro al vetro, ma soprattutto che stanno schiacciate sotto una condizione di emergenza come quella dell'attuale isolamento. Il lavoro del linguaggio è stato fondamentale perché i testi non venissero risucchiati dal peso dell'attualità e vincolati quindi al momento, ma che potessero resistere nel tempo e rimanere in mano ai lettori. Quarantena 2020 Quando da solo alla finestra vedi non visto un altro solo alla finestra e poiché lo vedi come in uno specchio, sembra che non ci sia nessuno da vedere, solo te. E se ti volti attraverso la finestra della televisione, scorgi nella finestra di un microscopio la danza di mille minuscoli raggianti invisibili soli. E pur di non vedere altre finestre, guardi te stesso e conti quelle mine o palle o bolle che non viste pullulano sulla tua pelle, contaminata oppure no e dalle case una folla mai vista di spettatori aspetta e spia nell'aria limpida, la via libera, i vani parcheggi e scorre le facciate, le finestre delle altre case come un beggemmon bloccato, una tavola irreale. E tutto il poco che ti occorre corrono a portartelo i fantasmi, lo lasciano sulla porta come un orfanello, un monello in fasce che sulla porta tu paghi con una lettera anonima. E per strada i passanti passano, passano e basta, e fuori dai negozi non si assembrano folle, ma file divise in individui distanti che sembrano folli, code invertebrate in cui chi assente si alterna agli assenti, chi aspetta agli spettri. E l'appuntamento si ottunde, e la mondanità si monda, e l'impegno si spegne, e la ricorrenza scorre, e il calendario si ritira e arrotola. E gli amici, gli amici sono voci da evocare con parsimonia perché il vuoto non cresca ancora, o sono volti comparsi su uno schermo, passeur congelati, revenant tratteggiati e qualcuno di loro non risponde e crescono solamente i numeri, lievitano come un pane nero che si gonfia di zeri. Immagini il giorno in cui tutto tornerà come prima e ti chiedi cosa ne sarà dei silenzi, dei fantasmi, dei vuoti, cosa ce ne faremo di tutto questo nulla che ora abbiamo, perché non va sprecato il nulla.